ascoltatori di OK Italia Parliamone, il decreto liquidità è un decreto indispensabile per portare liquidità a tutte le imprese del nostro paese che hanno bisogno di ogni tipo di sostegno per ripartire e far così ripartire di conseguenza anche l'economia italiana. Semplificare le procedure, migliorare le condizioni del credito, ampliare la platea di coloro che accedono alle garanzie statali. Queste sono le priorità dei tanti emendamenti presentati dalle varie forze politiche. Il testo del decreto liquidità è stato molto cambiato anche dai lavori fatti da due commissioni, la Commissione Attività Produttive e la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, di cui è membro il nostro ospite di oggi, il parlamentare di Italia Viva Massimo Ungaro. Buongiorno Ungaro. Buongiorno a voi, buongiorno a Morosini, grazie per l'invito e a tutti gli ascoltatori di OK Italia Parliamo. Bene, Ungaro, partiamo da un emendamento che è stato presentato proprio da lei, che prevede l'estensione anche agli imprenditori individuali e ai titolari di ditte individuali dello stop ai mutui prima casa, grazie ovviamente al ricorso al fondo Gasparrini. In cosa consiste? Allora, esisteva già da anni questo in gergo fondo Gasparrini, ma come ha detto lei è il fondo per il mutuo prima casa, ovvero era un fondo per aiutare in origine i lavoratori dipendenti che avessero problemi nel ripagamento del mutuo perché erano sopravvenute delle circostanze eccezionali a sospendere il ripagamento delle rate del mutuo per un certo periodo di tempo. Allora, questo il fondo prima casa, mutuo prima casa, è stato attivato, rifinanziato per questa emergenza perché per colpa del coronavirus tanti lavoratori hanno perso il lavoro o hanno visto il loro reddito comprimersi e quindi non potranno ripagare il mutuo sulla loro prima casa. Il problema appunto è che in Italia non ci sono solo lavoratori dipendenti, sono anche lavoratori autonomi e quindi con il Cura Italia è stato esteso ai lavoratori autonomi e adesso con il mio emendamento al credito di liquidità è stato esteso anche agli artigiani, agli imprenditori individuali o chi aveva una ditta appunto individuale che al momento erano esclusi. Molto bene. È stato approvato alla Camera anche un altro emendamento al decreto liquidità che estende le misure di accesso al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese anche agli enti non commerciali. Vengono quindi estese al terzo settore le misure per l'accesso al credito grazie, e diciamolo, a un fondo di garanzia dedicato a questo comparto dove viene prevista anche una dotazione economica di 100 milioni di euro. Si riconosce quindi la possibilità ai tantissimi enti non profit colpiti dall'emergenza e che stanno rispondendo, lo vediamo quotidianamente, ai bisogni sociali che purtroppo sono sempre più crescenti, di poter ricevere finanziamenti grazie al fondo di garanzia per le PMI. L'emendamento approvato infatti equipara ai ricavi anche altre tipologie di entrate, permettendo agli enti che non svolgono, ricordiamolo, attività di impresa, di poter chiedere un sostegno finanziario. Lei, Ungaro, è stato uno dei più forti sostenitori di questo emendamento, ricordiamo che è stato promosso dalla GADDA. Quali le motivazioni che vi hanno spinto e soprattutto in quale modo funzionerà? Il terzo settore in Italia svolge un ruolo fondamentale ed è molto importante. Ci sono milioni di cittadini che magari con il volontariato in qualche modo vi fanno parte, ma ci sono anche delle realtà molto più professionali, strutturate, che sono tutte appunto imprese del sociale, e sostegno agli ultimi. In una condizione di crisi come questa la domanda per questi servizi aumenterà, ci sarà ancora più bisogno. Io penso, per esempio, faccio un esempio, l'esempio del banco alimentare in Italia. Io credo che purtroppo questa crisi mieterà altre tante vittime economiche di quelle che la crisi sanitaria. Quindi è giusto poter dare liquidità anche a queste entità, a questi soggetti non commerciali, sociali del terzo settore, ed è per questo motivo che Maria Chiara, la mia collega Iada, ha pensato a un punto di farsi promotrice di questo emendamento che assegna una parte del fondo di garanzia PMI per 100 milioni di euro appunto per finanziare queste, per garantire i prestiti bancari a queste realtà. E quindi la ringrazio per averci dato l'occasione di parlarne perché secondo noi è un tema estremamente importante dovuto appunto al bisogno di queste realtà di dover espandere le proprie operazioni. Questo li permetterà di farlo. Questo emendamento permetterà di farlo. Ci sarà bisogno di qualche requisito particolare da dimostrare? No, non oltre quelli normali, quelli già assegnati dal fondo PMI in generale. Ovviamente bisognerà compiere l'autocertificazione, ovviamente bisogna essere in possesso del fatto che comunque sono in possesso di tutti i requisiti che le altre aziende che fanno domanda devono poter rispondere, ma non c'è un'esplicità. Dipende poi anche dall'entità del prestito, però se è sotto i 30.000 euro, come lei sa,
è garantito al 100% dello Stato, se è sopra è comunque al 100% usando anche il sistema dei confini, ma niente di più, niente di addizionale a quello che è già previsto. Ovviamente l'obiettivo dice che è di erogare in maniera rapida, semplice e veloce. Molto bene. Un altro aspetto importante che è stato introdotto è quello dell'autocertificazione per tutte le garanzie che vengono richieste alle aziende. Sappiamo purtroppo che i tempi di lavorazione da parte degli istituti bancari delle richieste purtroppo sono molto bassi. Abbiamo circa la metà delle imprese che hanno chiesto finanziamenti fino ai 25.000 euro che hanno visto per ora il finanziamento arrivato nelle loro casse, mentre siamo soltanto alla percentuale di 1 a 4 per i finanziamenti fino a 800.000 euro. Quindi con l'introduzione dell'autocertificazione, nelle intenzioni, penso ovviamente del governo, del Parlamento, ci sia quello di eliminare la burocrazia, dire basta alla burocrazia, dire basta ai tempi lunghi. Ma la domanda che io faccio a lei, Ungaro, soprattutto basterà alle banche questa autocertificazione senza avere lo scudo penale che loro chiedono a gran voce? Io spero di sì e credo di sì. Comunque spero di sì. È una domanda, la domanda più importante, forse più centrale della... che ci siamo posti quando abbiamo esaminato questo provvedimento. Cosa fa l'autocertificazione? L'autocertificazione fa sì che il dichiarante attesti che non abbia, appunto, che sia vittima della crisi del coronavirus, che non abbia condanne penali per i reati più gravi e che userà i fondi per l'attività in Italia. E in questo modo solleva, o almeno noi proviamo a deresponsabilizzare la banca e a responsabilizzare il dichiarante. Tutto questo perché lo facciamo? Perché così la banca si sente sollevata da verificare il possesso di questi requisiti e quindi può erogare in maniera molto più facile. Per quale problema Morosini di questo decreto di liquidità all'inizio? Abbiamo visto che anche in casi in cui il rischio credito, il rischio controparte della banca era minimo, se non zero, almeno per i prestiti fino a 25.000 euro, ora 30.000 euro, la garanzia dello Stato è al 100%, ebbene, il paradosso, da tutta Italia abbiamo avuto segnalazioni di banche che comunque non prestano, anche se in assenza di rischio credito, ma perché avevano paura del rischio legale, del rischio di dare le somme o a delle entità di dubbia, a delle realtà di dubbia provenienza, o anche magari a modelli aziendali che non sono più duraturi, non so, un gestore di cinema, per esempio, un gestore di ristoranti. E quindi c'è sempre il rischio, no, che il deliberante, ovvero il direttore della banca, della filiale, debba incorrere poi, magari tra 2 o 3 anni, quando quell'azienda che aveva usufruito del prestito andrà in bancarotta, dovrà rispondere appunto di bancarotta fraudolenta o comunque... e quindi questa paura, noi si è voluto andare in quella direzione. Io, se devo dire francamente, avrei voluto fare un po' di più e aggiungere 2 frasi. Una frase che appunto, almeno per i prestiti fino a 30.000 euro, esplicitamente esonerava alle banche la valutazione del merito creditizio, scritto nero su bianco, perché qui è implicito, ma non è esplicito. E secondo, io avrei messo una vera e propria manleva delle banche, nel senso che se il dichiarante dice falsità, la colpa è del dichiarante, non delle banche. Ma questo l'avrei messo non per salvare le banche, ma appunto per non dare alle banche nessun alibi, per permettere a questa liquidità di arrivare alle imprese, di arrivare alle aziende, perché in questo momento devono fare in modo che la liquidità arrivi il prima possibile, perché anche se magari quell'azienda non sparire nel medio-lungo termine, adesso fare quelli troppo stringere le maglie adesso, potremmo pentircene tantissimo, perché poi quando la seconda battuta volevo dare una mano sarà molto più costoso, è molto meno costoso farlo prima, insomma. Quindi io sarei andato un po' oltre, e questa sarà la mediazione che sarà possibile tra noi, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Noi abbiamo aggiunto quella sezione 6 che appunto dice che le banche si limitano a un controllo formale, è stata una trattativa molto serrata con Italia Viva e il Movimento 5 Stelle. Tutto sommato credo che sia un buon passo avanti l'autodichiarazione, credo che veramente sia un incentivo alle banche a deresponsabilizzarle e quindi a erogare più liquidità più facilmente. Io spero che avrà un impatto, ne sono abbastanza sicuro. Io avrei voluto un po' di più, ma insomma viviamo nel mondo in cui bisogna comunque delle contingenze, quindi io sono abbastanza soddisfatto del risultato raggiunto. Noi speriamo che comunque questo aiuti all'erogazione più facilmente, perché c'è un grande rischio nel nostro paese, perché già ci sono stati dei casi e dei campanelli di allarme che l'imprenditore, viste le tante difficoltà, purtroppo vada a rivolgersi a soggetti che possano erogare una, diciamo, liquidità alternativa, andando poi vittime di situazioni poco piacevoli per loro e per tutta l'economia del nostro paese. Ha ragione. Ungaro, nelle commissioni riunite finanze e attività produttive, perché in alcuni casi avete lavorato anche congiuntamente, sono state approvate anche delle modifiche importanti al decreto liquidità.
Tra queste ricordiamo ovviamente l'annullamento della scadenza delle garanzie del fondo di garanzia PMI da 6 a 10 anni, che ovviamente significa allungare i tempi, ridurre la rata e quindi dare maggior respiro alle imprese. Non solo, anche l'aumento della nuova finanza minima in caso di rinegoziazione dei crediti, che passa in questo caso dal 10 al 25%, e altro aspetto molto importante è anche quella della riduzione del tetto massimo di interesse sia per i crediti rinegoziati sia anche per i nuovi prestiti garantiti dal fondo PMI, senza adesso nessun più riferimento agli indici del credit default swaps, quello che viene chiamato il CDS. Brevemente, quali vantaggi ci saranno immediatamente e realmente da queste modifiche? Allora, ci sono intanto complimenti per lo studio approfondito del lavoro che abbiamo fatto in commissione. Per noi è molto problematico non solo lavorarci, ma poi cercare di spiegarlo fuori. Quindi, veramente, grazie per il lavoro che avete fatto. Allora, ci sono i vantaggi concreti immediati, perché tutto questo è un allentamento delle condizioni monetarie, un allargamento delle maglie, una politica economica espansiva di aiuto verso le nostre imprese e le nostre aziende, che ovviamente devono far fronte a una forte contrazione della domanda immediata come quella del coronavirus, che rischia di uccidere tante aziende che in realtà sono sane, sono buone aziende, ma ovviamente nessuna azienda, nessun corpo umano, anche se sano, può resistere se non c'è ossigeno per più di 5 minuti, quindi è la stessa cosa per le aziende, quindi la liquidità. Quindi, esatto, l'ha detto lei, rate più basse perché la lunghezza, l'ammortamento del ripagamento dei mutui si allunga da 6 a 10 anni. Tassi più bassi, quindi le rate diminuiscono anche quelle. Non abbiamo più anche riferimento non soltanto a indici un po' esoterici come i CDS, che poi io appunto avevo cercato di mettere in luce nelle varie riunioni al MEF notturne o di maggioranza, che il problema del collegamento ai CDS, per quanto è giusto avere un tetto flessibile, perché ovviamente uno non può fissare i prezzi, come legislatore uno non può fissare i prezzi, non possiamo dire il tetto è fermo all'1%, perché dipende da dove le banche si finanziano, ma come lei sa, la Banca Centrale Europea sta facendo le LTRO, ovvero le operazioni di rifinanziamento di liquidità a tassi negativi, ok? Il CDS è un problema, così come era congegnato lo strumento, il differenziale tra il CDS sovrano della Repubblica Italiana e il CDS delle banche europee, essendo un differenziale mobile, in caso di attacco speculativo, ovvero se l'Italia dopo l'estate si ritrova con uno spread a 500 punti base, il CDS sovrano si sposta, ma il paniere delle banche europee resta fermo, quindi il differenziale si aumenta, e qui cosa succede? Che il tetto massimo degli interessi si alza, questo porta a prestiti più onerosi, interessi più alti, e quindi proprio nel momento in cui abbiamo un attacco e quindi una probabile stretta creditizia, avresti bisogno di tassi di interesse bassi, hai un meccanismo che in realtà alza i tassi di interesse, quindi diventa un meccanismo prociclico, quando invece noi abbiamo bisogno di meccanismi anticiclici. Quindi il rimuovere il differenziale di CDS sembra una cosa piccola, in realtà è una cosa molto importante, perché A, aiuta le imprese perché hanno tassi più bassi, ma B, aiuta lo Stato perché almeno la sua economia non c'è un effetto prociclico. Quindi sono molto contento di questo risultato che è stato ottenuto. Poi mi chiedo anche chi l'abbia scritta in prima battuta quella norma, però la dice lunga su appunto la capacità delle democrazie parlamentari di poter migliorare i testi. Non è vero che noi deputati siamo soltanto bravi alla rappresentanza e a comunicare e non a migliorare. Io credo che in questo caso abbiamo proprio migliorato il testo a beneficio delle imprese, ma anche dell'economia in toto. Questo sì. Allora, quando dovrebbero essere operativi questi vari emendamenti? Allora, sono passati nelle commissioni, approvate. Quando tutte le imprese potranno beneficiare di queste nuove regole? Allora, oggi è lunedì 25 maggio, tra mezz'ora ci sarà la posizione della questione di fiducia qui alla Camera, domani votiamo la fiducia, domani sera. Dopodiché c'è un passaggio al Senato, però il passaggio al Senato non verrà il testo blindato, quindi sarà molto celere. Il decreto deve essere convertito entro l'8 giugno. Io credo che, non le so dire esattamente, ma secondo me inizio settimana prossima sarà convertito, secondo me, quindi sarà legge molto presto. Diciamo che questo lo potremo raggiungere anche forse perché quasi tutti questi emendamenti sono stati approvati in maniera bipartisan, sia maggioranza che opposizione, che hanno indubbiamente valutato l'importanza di dare subito strumenti idonei per far ripartire le nostre economie? Assolutamente, lei ha molto ragione, devo rimarcarlo questo, c'è un bel clima di collaborazione quasi sempre, ovviamente ci sono stati un po' di attriti a volte su certe questioni, ma in generale su queste questioni principali che lei ha detto, il tasso, la lunghezza dei prestiti, il merito creditizio, l'autocertificazione, non ho parlato, la nuova finanza in caso di rinegoziazione di vecchi crediti in essere, sono tutti temi che tutta la maggioranza e opposizione abbiamo chiesto insieme, quindi siamo ritrovati dalla stessa parte, lei ha ragione, bisogna dirlo. Molto bene, allora ringraziamo di nuovo Massimo Ungaro per la sua partecipazione a OK Italia Parliamo, ne ringraziamo i nostri ascoltatori. Grazie ancora Ungaro e torneremo a collegarci per sapere le novità
dalla Commissione Finanze. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.